Una doppia aggressione nel giro di 20 minuti è avvenuta lunedì sera a Piacenza, in punti diversi della città. Due donne sono state avvicinate da uno sconosciuto che le ha strattonate nel tentativo di rubare zainetto e borsetta. In un caso il malvivente è riuscito nel suo intento, restituendo però le chiavi di casa alla vittima disperata. Da oggi i bagni del McDonald's di Piacenza contengono nuovi adesivi affissi sulle pareti con il numero nazionale 1522, call center per segnalare i casi di violenza di genere. L'iniziativa ha il patrocinio del comune. Prende il via la campagna di analisi delle acque del fiume Lambro, proprio dove si immette nel Po, di fronte al territorio di Calendasco, per determinare la presenza di inquinanti derivanti dall'azione dell'uomo. Oggi ricorre la giornata mondiale del rene. Il 14 maggio in Piazza Cavalli controlli gratuiti per i cittadini, un migliaio, i piacentini in cura presso il reparto di nefrologia dell'ospedale. I Lions hanno una nuova squadra di rugby integrato. Sono i Brancaleoni, formati da ragazzi della Sofa che ogni settimana imparano i fondamentali della palla ovale dai campioni della prima squadra. Tutte le altre notizie in tempo reale sono disponibili sul nostro sito liberta.it.